Salve cari amiche ed amici, qui il vostro Sant'Enchan. In questa occasione vi volevo parlare di tutte quelle cose che i media, il mainstream, non ci comunica mai. E non so perché, sono gli argomenti più importanti forse per la sopravvivenza nel nostro pianeta, ma intanto ci fanno assistere a cose tipo il Grande Fratello e queste pacchianate qua. Mentre dedicano tanto spazio agli oppi del popolo, i giochi a premio, certa forma di trattare la politica nella TV, il calcio, addirittura le religioni, i vari talk show nei quali parlano di pettegolezzi, di gossip, di cavolate varie, i problemi più importanti non li trattano. Io volevo farmi una lista di questi problemi, ma adesso li tratterò un po' così a caso. Innanzitutto, già da decenni si sta sfruttando oltre ogni modo la pesca. La fauna marina sta diminuendo drasticamente. Tanto è vero che si è arrivati a un punto di non ritorno. Si pesca più di quanto il mare possa offrirci, perché non si dà tempo alle specie marine di riprodursi. L'esempio è del tonno, della balena, di molti cetacei. E poi il bello è che molto di quel tonno, molto di quel pesce non è che serve direttamente a sfamare le persone, ma viene scatolato, congelato per farci della speculazione. E molto cibo sprechiamo, buttiamo nella spazzatura, non solo nelle case, nei ristoranti, ma anche a livello industriale, delle industrie, della distribuzione massiva, perché quel cibo non arriverà mai a destinazione, se ne pesca troppo di pesce. E quindi, numero uno, non si parla mai dell'abuso di pesca che si fa in tutto il mondo, che sta praticamente decimando ogni specie marina, diretta o indirettamente. Per esempio, tutte le specie marine che vengono uccise, tutti gli esemplari, con la pesca a strascico, che non dovrebbero venire pescati, perché sono animali che sono pesci che non sono di interesse dell'industria ittica, però che la pesca a strascico o a parranza li cattura e li uccide, oppure reti che vengono perse e gabbie da pesca che continuano a catturare animali facendo una moria di delfini, di tonni, di pescecani. Numero 2, l'inquinamento del mare. L'isola più grande del mondo si trova in mezzo all'Oceano Pacifico, se non mi sbaglio. Non è un'isola naturale, ma un'isola artificiale. Ed è in costante rivoluzione, perché le correnti la fanno ruotare, e quindi costantemente si converte in pulviscolo. Quest'isola è fatta da tutti i detriti, da tutte le spazzature, soprattutto plastiche, che le varie società civilizzate e non buttano in mare. Quindi è un'isola che magari è poco più piccola dell'Australia. Tutte quelle particelle che sono rilasciate da questo enorme conglomerato di spazzatura marina poi entrano nella catena alimentizia tanto delle specie marine come dell'essere umano, provocando a largo termine cancri, mutazioni genetiche, insomma robacce. E noi non facciamo nulla per andare a ripulire gli oceani, perché ci sono letteralmente milioni, forse centinaia di milioni di tonnellate di sporco nel mare, che in confronto alle discariche legali ed abusive che ci stanno in Italia sono solo una frazione. Poi nei media non si parla mai, la terza cosa,
dell'estinzione delle api, che per colpa del cambio climatico soffrono di una piaga, cioè l'aggressione degli acaridi, che sono i parassiti degli insetti. Sono delle vere sanguisughe che le uccidono in vita. E poi di certe muffe e funghi che attaccano gli alveari, cosa che sanno gli allevatori di api. Nel mondo non si parla dell'estinzione delle api e di altri insetti impollinizzatori. Molti non gli danno neanche importanza, in fondo che cos'è un'ape? Ma se mancassero gli insetti impollinizzatori, includendo le api, non solo ci mancherebbe il miele, nel caso delle api, ma addirittura non verrebbero impollinizzate più le piante che addirittura abbiamo, che anche abbiamo nel nostro giardino di casa. Io mi sono sempre ripreso con un limone. Ebbene, la frutta verrebbe sterile o non verrebbe più frutta, non ci sarebbero più pomodori, non ci sarebbero più ortaggi, non ci sarebbe più nulla. La vita vegetale è in pericolo, e quindi anche la vita vegetale che noi consumiamo, per l'estinzione delle api e degli insetti impollinizzatori tipo il calabrone. Ma questo il mainstream, i mass media italiani non lo divulgano, dei problemi che anche noi abbiamo in Italia con le api. Infatti parlano del calcio, del gossip, dei giochi a premio, della politica che non risolve nulla, ma non parlano di queste cose qua. Non so se ero arrivato a 3, la pesca, l'abuso di pesca, l'inquinamento dei mari, le api. Quarto, c'è anche da dire che l'inquinamento non è solo con la plastica, ma anche chimico, cioè i mari si stanno acidificando sempre di più. Questo che significa? Per esempio, hai visto come l'aceto può rimuovere il calcare? Ebbene, l'aceto è altamente acido. Se tu acidifichi il mare, tutto ciò che ha del calcare, come per esempio le lumache che hanno il guscio, no, che è di calcare, le stelle marine, i coralli, tutte le forme di vita marine come i coralli, si bruciano, muoiono, perché sono dissolte. Quindi molti pesci che hanno uno scheletro esterno, delle squame, non crescono bene in un ambiente acido. L'ambiente marino dovrebbe essere molto meno acido di quello che è adesso. Alterare l'alcalinità del mare porta all'estinzione di molte forme di vita, fra cui anche quelle che peschiamo, perché nascono menomate oppure muoiono. E quindi ecco che i media non riportano quest'altra cosa. Poi il cambio climatico facilita che gli insetti, i parassiti, funghi, scarafaggi, acaridi, batteri vivano di più a lungo e più aggressivamente che nel passato. Ne è una prova la moria di olivi nel sud d'Italia. È sempre successo, che per carità, che gli olivi fossero aggrediti da agenti patogeni, ma mai come adesso, proprio perché le alte temperature anche fuori stagione favoriscono, come è successo in Canada con lo scarafaggio o lo scarabeo della quercia o del pino, non so che pianta, che vivessero molto più in là della loro temporata, della loro stagione, del loro tempo. Stavo leggendo Dante Alighieri, mi sono confuso. Del loro tempora, temporale, no, in latino.
Quindi questi scarafaggi del pino o dell'eucalipto, del cipresso, non so che cosa, hanno distrutto una parcella di piante che hanno dovuto bruciare per arginare la contaminazione. Mi sembra grande come metà della Francia o l'Olanda. Perché? Perché sempre le piante di quei boschi dell'estremo nord del continente americano sono stati aggrediti da questi insetti, ma in maniera molto limitata, che addirittura non arrecava danno alla pianta, perché mangiavano, si accontentavano di mangiare le parti morte della pianta. Perché? Perché avevano poco tempo di vita gli scarafaggi, appena il tempo di mettere le uova, veniva l'autunno che là era rigido e morivano, e quindi sopravvivevano generazione dopo generazione mangiando poco della pianta o mangiando quasi nulla. A misura che di pochi decimi di grado è andata aumentando la temperatura, prima nella primavera, poi nell'autunno ed incluso nell'inverno, per non parlare dell'estate, e più si è estesa la vita di questi insetti parassiti e più sono diventati attivi, cioè aggressivi nel consumare legno. Quindi non solo iniziano subito dalla primavera a riprodursi, a mangiare il legno, ma addirittura non si fermano nell'autunno, e addirittura in un anno a inverno avanzato continuavano a consumare le piante. Quindi hanno dovuto deforestare aree impressionanti dei boschi canadesi, bruciandoli, per evitare la propagazione di questi piccoli insetti che sono sempre esistiti ma non sono mai stati una piaga come anni fa. E quindi il cambio climatico anche altera la fauna. Naturalmente adesso è un'aneddota quella delle palme alla piazza del Duomo di Milano, ma fra poco veramente le specie arboree che potremo coltivare in Italia non saranno più quelle tradizionali. Invece del pino spinea, del pino mediterraneo, dovremmo mettere la palma fra 20-30 anni. E poi un'altra cosa che non ci dicono i politici è che a parole ci sono stati trattati di non proliferazione nucleare, ma in pratica adesso i paesi che hanno armi nucleari sono molti di più di quelli che le avevano 20 o 50 anni fa. Di questo i media non parlano, o parlano solo quando gli conviene. Ma c'è una corsa al riarmo in tutto il mondo, e questa corsa al riarmo si deve a che il cibo scarseggerà, anche se ci sarà in abbondanza, perché c'è chi lo attesora. Poi molto cibo fa sprecato, perché l'industria del cibo, l'industria del commestibile, compra poco all'agricoltore e vende molto caro, quindi preferisce poi avere degli altissimi dividendi e buttare quello che non riesce a vendere. E poi un'altra cosa che non ci dicono i media, ma ci fanno vedere sempre giochi a premio, partite di calcio, discorsi dei politici inutili, eccetera eccetera, è che ci sarà scarsità di acqua, non soltanto di acqua potabile ma anche di acqua dolce, senza la quale le industrie non possono funzionare. E quindi, come dire, la storia del riciclaggio, dell'acqua, del riciclaggio del materiale industriale è una balla, perché se tu vedi ci saranno in futuro delle guerre dell'acqua come ci sono adesso del petrolio, perché costerà di meno fare una guerra, tanto le armi non mancano, piuttosto che desalinizzare l'acqua del mare, che è un processo che richiede energia, e l'energia sta per mancare. Un'altra cosa che non hanno detto è che il riciclaggio del plastico consuma energia, ma io l'ho già detto in altri video. Se devi spendere in energia per riciclare quello che puoi avere a meno, preferisci fare una guerra. Quindi questi sono i punti di cui i media non parlano. Un'altra cosa,
e poi basta per oggi, e che non dicono che le energie alternative non basteranno a sostituire l'energia convenzionale degli idrocarburi in tutte le attività umane. Cioè, dovrebbero aver inventato già un'energia alternativa per le case e per le automobili da impiegare in larga scala, cosa che non hanno fatto. Ma non si potrà mai sostituire una centrale idroelettrica, una centrale a carbone, una centrale nucleare, una centrale che funzioni a idrocarburi o una centrale nucleare, appunto, per dare energia a un ospedale o a una fonderia d'acciaio o a una fabbrica. I pannelli solari fotovoltaici non basterebbero. Naturalmente c'è anche da dire che il paradigma delle fabbriche del futuro è diverso da quello attuale. Per esempio, le macchine saranno stampate con stampanti 3D come in un film interpretato da Tom Cruise, nel quale lui si trovò in una fabbrica di automobili, lo spinsero dentro la stampante e la stampante gli costruì in 30 secondi la macchina intorno, del tutto funzionante, con parti di ricambio, con marcia, con pannello dei comandi e tutto. Poi la macchina prese il volo uscendo dalla fabbrica, perché quella fabbrica già direttamente le macchine le consegnava in casa, mi sembra, andavano volando verso il nuovo proprietario. Quindi, a meno che non cambiamo la forma di costruire nelle nostre fabbriche, l'energia non basterà mai. Quindi bisognerà cambiare i materiali con i quali si costruirà, non ci saranno più acciaierie, rimarranno un sacco di persone disoccupate nell'industria, nell'agroalimentizio, nei negozi, perché tutto sarà robotizzato. Però, insomma, per il momento il riciclaggio non funziona, le energie alternative non si sono trovate, la desalinizzazione dell'acqua è una cosa per il futuro, perché è molto caro desalinizzare. Soltanto chi non ha risorse naturali di acqua, come Israele, può permettersi di desalinizzare in larga scala, ed anche i paesi della penisola araba desalinizzano molto l'acqua del mare perché non hanno molta acqua naturale. E poi non ci parlano dell'abuso della pesca. E quindi io volevo dare un titolo a questo video: le 5 cose delle quali non ti parleranno mai nei media, ma lo titolerò più genericamente le cose delle quali i media italiani non ti parleranno mai. Sono queste le cose che veramente meritano più attenzione, anche se sembrano inerzie, come la protezione delle api, e invece ci rifilano sempre le solite cose, tipo il calcio spettacolo, i talk show, i giochi a premio, i serials, che sono sempre gli stessi preti che vogliono fare dei serial sui preti per fare dare una buona immagine alla Chiesa cattolica devastata dagli scandali per corruzione, pederastia, furto, per esempio, come gli attici che qualcuno si costruisce, malversazione di fondi che dovrebbe andare in opere pubbliche, carità, ospedali. Fanno dei serial dove il prete è sempre il buono, l'eroe buono. Forse saranno dei serial finanziati dalla Curia Romana, non so. E poi ti fanno vedere un mucchio di cavolate facendoti pagare il canone, ma delle cose serie che possono trasformare, se non trastornare, la società italiana e mondiale, come di incipienti guerre nucleari e cose del genere, non ne parleranno mai. Poi io vi invito a vedere un precedente video mio dove parlo dei vaccini. Non dico la mia postura nei confronti dei vaccini perché l'ho espressa in quel video, e non mi chiedete più nei social network e in YouTube se io sono favorevole o contrario ai vaccini. Lo saprete guardando il video che ho fatto su i vaccini, perché io ho fatto un video di 20 o 30 minuti proprio per esporre tutte le mie idee,
le cose che ho sentito sulle vaccinazioni, e poi alla fine del video, se non all'inizio, già esprimo la mia postura nei confronti dei vaccini. Quindi non voglio parlare oltre di quel video, non voglio più esprimere giudizi su quel video o cosa ne penso io dei vaccini, perché ho già detto tutto in quel video. Quindi vi ringrazio di seguirmi, a presto e alla prossima volta che riuscirò a fare un video. Ciao, grazie a tutti quelli che mi seguono, a tutti quelli che si sono iscritti al canale, che mi mettono like e che mi commentano. A tutti quelli che mi guardano per la prima volta vi invito ad iscrivervi, a attivare le notificazioni per sapere quando faccio un nuovo video, a mettere like a questo video se vi è piaciuto o a qualsiasi altro mio video, e a commentarli costruttivamente, non agli insulti, ma accetto le critiche costruttive, anche se molto critiche. Io non mi aspetto dei giudizi favorevoli, non voglio neanche insulti personali, soltanto che se c'è qualcosa che non vi piace in quello che dico o come lo faccio o come lo dico, lo diciate, perché tutti quanti insieme possiamo crescere. Quindi se la pensate diverso da me e mi spiegate le ragioni per le quali la pensate in modo diverso da me, io lo apprezzerò molto, perché nella pluralità si vive meglio. Grazie, potete anche pubblicare nelle discussioni del canale qualcosa. E arrivederci dal vostro Santen Chan. Ciao, vado ad editare il video, se no pesa molto e ci tardo una cifra.